Allora, continuiamo la nostra trasmissione sì, presentiamo l'ospite. Benvenuto al dottor Fortunato Parisi. Buonasera, grazie di essere qui con noi. Buonasera a voi. Uniti Nella qualità di capogruppo, il gruppo come si chiama? per il Unito centro-sinistra. per il centro-sinistra al comune di Caltagirone. L'occasione ci è data perché è stata convocata per domani mattina, sabato 29 marzo, alle ore 10:30, correggimi se sbaglio, una conferenza stampa nella sala Vella. Qual è la sala Vella del Quella al Palazzo? secondo piano, la sala antistante il Ma il Consiglio salone di Comunale. rappresentanza? No, No. no, 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 no. Va bene, non ha Abbiamo importanza. chiesto la sala Vella, che è la sala del gruppo, dei gruppi consigliari, perché ci è sembrato Ma utile è nello stesso chiedere questo. Nello stesso piano? piano dove c'è il Consiglio, Ah, però la parte ho capito. posteriore. Vabbè, non ha importanza. Quindi è stata detta questa conferenza. Come mai? Che cosa è successo di nuovo che ci manca alla nostra attenzione? Considerato che i consiglieri comunali non sono tutelati da chi è preposto a tutelare il ruolo istituzionale dei consiglieri Ma il comunali. Presidente del Consiglio l'avete invitato? No, perché questa è una conferenza stampa dei consiglieri comunali del centro-sinistra che hanno rivolto l'invito anche ad altri consiglieri comunali che si sono dichiarati oppositori o che sono diciamo, si sono dichiarati all'opposizione della Giunta Buonanno. Quindi è una conferenza stampa promossa dai consiglieri comunali del centro-sinistra, ma aperta al contributo di tutti quelli che in consiglio comunale si oppongono alla Giunta Buonanno. Per questa ragione abbiamo ricevuto tante adesioni di colleghi consiglieri comunali del cosiddetto centrodestra o di consiglieri comunali che sono stati eletti a sostegno del sindaco Bonanno perché nel corso di questi mesi assieme a noi si sono intestate battaglie per riportare la città in una condizione di vivibilità. Perché questa conferenza stampa? Questa conferenza stampa nasce dall'esigenza che la nostra città da 15 giorni è senza governo. Qualcuno potrebbe anche fare la battuta che è senza governo da 2 anni, questo lo aggiungo io, ma Io è, pensavo di dire che quantomeno come dire, stiamo economizzando che non paghiamo gli è emolumenti, sotto gli diciamo, occhi di tutti che la città è da 2 anni senza governo, ma oggi è addirittura formalmente senza governo da 15 giorni e non si può aprire una crisi istituzionale, perché di questo si tratta, senza una via d'uscita. Cioè, sostanzialmente noi siamo a 15 giorni dall'azzeramento della giunta che il sindaco Bonanno ha prodotto. Ha pensato di ratificare ai componenti della giunta, quelli che erano rimasti oltretutto, perché già un paio di assessori avevano formalmente dato Albe Favara. le proprie dimissioni. Era in itinere una terza dimissione che poi probabilmente anche dal punto di vista del garbo istituzionale. Come dire, questa terza dimissione, da quello che ci risulta, è stato messo davanti al fatto compiuto, si è trovato dimesso d'ufficio. Eppure su questa persona, si era puntato molto, si Sto era, parlando del vice sindaco Piazza. sì, nel senso che appunto, si era detto che questa persona poteva sollevare le crisi. Diciamo la crisi in cui si trovava il comune di Caltagirone, che poteva dare una grande mano d'aiuto, ma probabilmente lo stesso si è reso conto che non c'era via d'uscita e quindi dopo 10 mesi, se non erro, 9-10 mesi, sicuramente la decisione che stava maturando, ma che era già sottoposta
sul maturare proprio in quelle ore di rimettere il mandato appunto di vice sindaco. Ora, la verità qual è? Che nel frattempo la città si trova, come dire, senza giunta formalmente, quindi non possono essere prodotti atti di giunta. La città oltretutto è anche senza segretario comunale, senza segretario generale, quindi anche qui da quello che si dice il segretario generale che veniva a scavalco dalla città di Vittoria ha anche rassegnato le dimissioni, quindi anche i burocrati, i funzionari scappano, vanno via. Quindi siamo di fronte veramente a un momento triste per questa città, un momento difficile, un momento buio. Allora, non c'è altro che chiedere, visto che i consigli comunali vengono negati, cioè non c'è più quell'agibilità politica, amministrativa, istituzionale per potersi confrontare. Come se qualcuno pensa che può benissimo, calpestare anche le leggi, i regolamenti, tutto. In consiglio comunale non si possono affrontare argomenti importanti, qual era quello appunto della crisi economica finanziaria che il comune sta vivendo, nonostante fosse stato detto alla città che all'indomani del dissesto questa città avrebbe riacquistato un potere enorme dal punto di vista economico. Quindi, dopo tutta una serie di negazioni, non c'è dubbio che non ci resta che fare una conferenza stampa e esplicitare a questo punto alla città attraverso i mass media, quindi la carta stampata, le televisioni. Io mi auguro che TVR Xenon, che è l'emittente di città, domani possa essere presente a questa nostra conferenza stampa e chiaramente noi abbiamo ritenuto, anche alla luce di un comunicato stampa che abbiamo letto un'ora dopo Sì, ho detto la prima, nostra c'è una conferenza stampa convocazione, alle 11:30 che c'è da una parte del sindaco. convocazione del sindaco alle 11:30 per una conferenza stampa Una e al quindi secondo piano e una al primo è una al piano. primo piano. Allora, a questo punto noi abbiamo ritenuto opportuno anche, come dire, informare le forze sociali di questa città, le forze produttive di questa città, le categorie professionali, cioè i commercianti, diciamo, le associazioni di categoria, perché potersi confrontare per quello che è la reale e concreta situazione che questa città sta vivendo, un momento di grande disagio, un momento di grande difficoltà, e però si rimane fermi, immobili nel scegliere, nel mettere assieme queste diverse anime che sostanzialmente compongono questo quadro, questo puzzle del governo Bonanno, ma che non riesce a essere tirato fuori. Ora io dico, certo, probabilmente qui stanno un po' venendo fuori quelli che sono vecchi rancori all'interno di questa pseudo maggioranza bonanniana, il fatto che alcuni nomi vengono censurati, altri no, si fanno nomi diversi in queste ore. La verità vera è che però noi diciamo non si può aprire una crisi al buio. La politica vuol dire essere anche, vuol dire avere questa capacità di risolvere le questioni nel giro di poche ore. Cioè quando tu azzeri una giunta non puoi mantenere questa situazione di stallo per settimane. Tu 24 ore dopo hai l'obbligo morale, politico, di fronte ai tuoi concittadini che ti hanno eletto con il 70% dei suffragi di dare un nuovo governo e lì ti misuri, lì ci metti la faccia con
Così come penso che nel corso di questi mesi autorevoli professionisti hanno messo la propria faccia e poi hanno ritenuto di andare via. Questo deve far riflettere il primo cittadino. Non a caso, autorevoli esponenti della maggioranza che sostengono di fatto anche parlamentari regionali e senatori della Repubblica che formalmente e teoricamente, ma anche concretamente, hanno sostenuto Bonanno durante questi 2 anni, oggi cosa dicono? O tu sei in grado di dare una prospettiva di rilancio e di sviluppo a questa città, oppure devi trarne le conseguenze. Quali sono, per dirle in italiano, le conseguenze? Cioè, gli hanno detto anche questi parlamentari, questi deputati regionali vicini, diciamo, alla città di Caltagirone, a pochi chilometri della città di Caltagirone, e anche senatori della Repubblica, sempre vicina a Caltagirone, sindaco Bonanno, Stiamo se parlando tu dell'onorevole non sei Falcone in e del grado senatore di, Compagnone, diciamo. No, ma per non fare sicuramente, scervellare i ma nostri no, voglio dire, telespettatori, si diciamo. sa Vabbè, voglio che dire, sono Mirabelle e Gran Michele. Mirabelle Vabbè, Gran vabbè. Michele, ma mentre Gran Michele, come dire, mantiene un profilo più distaccato, Mirabelle invece ha una forte ingerenza, ha avuto una forte ingerenza sulla questione Calatina, cioè sulla città. Questo è risaputo, nel senso che l'onorevole Falcone è stato anche l'ideatore praticamente Del progetto. del progetto del sindaco Bonanno. Non è una novità e non può essere nemmeno scandalo, però se anche l'onorevole Falcone attraverso gli organi di stampa dice se non si raggiungono determinate questioni, non si va alla risoluzione di determinate situazioni, è bene che il sindaco Bonanno ne tragga le conseguenze. Ora, voglio dire, noi domani chiederemo al sindaco Bonanno intanto di tutta una serie di inadempienze dal punto di vista amministrativo che per quanto riguarda questo programma che a tutti noi è sconosciuto, se non per quelle poche, pochissime notizie che abbiamo potuto percepire, perché non si è mai potuta avere una relazione su quello che era il programma che lui si era dato e quello che nel corso di questi 2 anni è riuscito a portare a compimento. Considerato che ci sono appunto tutta una serie di questioni aperte che non si sono risolte, se non quella del dissesto, perché a quanto pare il compito precipuo del sindaco Bonanno è stato quello di pensare solo ed unicamente al dissesto, dichiarare il dissesto della città. E in effetti ci è riuscito, ci ha portato praticamente la città in un vicolo cieco dove non si riesce più a comprendere qual è l'azione, non dico a lunga gittata, ma quella quotidiana, cioè quella quotidiana. Stamattina apprendiamo sempre dalla stampa che sono stati presentati 5, 6, 7 progetti, ma questo compito di un'amministrazione, oppure quando viene pagato lo stipendio ai dipendenti, viene detto abbiamo pagato lo stipendio ai dipendenti, ma perché Una è una straordinarietà. cosa straordinaria annunciare sulla stampa che praticamente si stanno pagando gli stipendi, perché per 3 mesi li abbiamo tenuti appunto senza La stipendi? notizia poteva essere appunto che nessuno ha partecipato alle banche per la tesoreria comunale. Questo fa bene a non dirlo. Però, siccome Ecco, ci sono contatti allora, personali e quindi si risolverà il considerato problema. che appunto non ci viene data la possibilità, anche questo, come dire, sta raggiungendo ormai livelli così, direi ridicoli, che attraverso si fa appello alla spending review per dire
che non si possono convocare i consigli comunali. Quindi il sindaco che pensa che questo consiglio comunale ha soltanto una, diciamo, soltanto decorativo, chi lo rappresenta dal punto di vista istituzionale certamente non è in grado di far rispettare il ruolo che invece un'assemblea cittadina, un'assise cittadina eletta democraticamente dai cittadini dovrebbe avere. Allora a questo punto non ci resta che utilizzare come dire, la forma, gli strumenti più democratici che vengono usati in tutto il mondo, cioè quello che attraverso la carta stampata, attraverso le televisioni possiamo dire qual è lo stato dell'arte e qual è il disastro in cui versa la città di Caltagirone. Allora, io approfitto di questo spazio perché ieri sera nel bel mezzo della trasmissione, quando era presente l'omologo capogruppo dell'altro collega gruppo Roccuzzo, sì, capogruppo Uniti per il Centro Unito per il Centro-Sinistra, ho avuto modo di dare una notizia. Sto ripercorrendo cronologicamente tutto questo quanto è accaduto. Voleva dire che c'era il collega Roccuzzo. Sì. Vabbè. Ieri sera, nel mezzo di questa trasmissione di Stasera Con, dove ospite c'era Fabio Roccuzzo, ho avuto modo di comunicare anche al consigliere Roccuzzo che il comune di Caltagirone, proprio in data di ieri, 27 marzo, ha sospeso la mensa scolastica. Ovviamente tutto questo, ho detto, creerà gravi disagi alle famiglie e soprattutto in questa fase di iscrizione nelle scuole, con rischio che si perderanno molti posti di lavoro. Roccuzzo l'ha acquisito assieme a voi dalla mia voce. Dopodiché, che cosa è successo? Che io in serata sono stato raggiunto, ecco, questo è il documento con cui il comune di Caltagirone. Ma prima di questo, se la regia mi aiuta, vorrei leggere il comunicato stampa del comune di Caltagirone, che mi è arrivato stasera. Ecco, a seguito di questa dichiarazione fatta da me nel corso della trasmissione di ieri, oggi ci arriva questo comunicato stampa da parte dell'ufficio stampa del comune di Caltagirone. Vediamo la regia se lo mette in onda. Comune di Caltagirone, comunicato stampa. Richiesta di precisazione, nessuna sospensione del servizio di mensa scolastica. Leggo testualmente, virgolettato, non è prevista alcuna sospensione del servizio di mensa scolastica che pertanto proseguirà regolarmente sino alla chiusura dell'anno scolastico. La richiesta, continua la nota di precisazione, giunge dall'ufficio pubblica istruzione del comune di Caltagirone in relazione alla notizia diffusa dall'emittente televisiva TVR Xenon nel corso del programma di approfondimento serale di ieri 27 marzo 2013. Beh, oggi è 2014 questa. Beh, c'è stato un refuso, diciamo, no? 2014. Ma è 14, qui è 13. Vabbè. Marzo, no, è 13. 13, è 13. Sì. 13. No, è Caltagirone, 28 marzo 2014. È stato un refuso. Questo è il comunicato. Ovviamente questo comunicato, come capite bene, si legge, si dà la libera interpretazione come se c'è voluta questa precisazione della pubblica istruzione del comune di Caltagirone a seguito di una notizia non fondata da parte di TVR Xenon. E non è così. Perché ieri il comune di Caltagirone, se la regia mi aiuta, il comune di Caltagirone, area 1, in data 27 marzo 2014, indirizzata ai dirigenti scolastici, istituti comprensivi e alla ditta Agosta, che è quella che gestisce la mensa scolastica, comunica oggetto sospensione dei servizi di mensa scolastica. Si comunica che a partire dal 1 aprile 2014 non sarà più possibile per questo ente erogare il servizio di refezione scolastica presso le scuole dell'obbligo. Sarà cura di questo ente comunicare l'eventuale ripresa
del servizio stesso. Distinti saluti. Poi c'è stato l'intervento di Tiwar Xenon. Quindi stamattina lo stesso comune, Area 1, manda ai dirigenti scolastici degli istituti comprensivi, alla ditta Agosta, un secondo comunicato, se la regia mi aiuta. Ecco, 28 marzo, oggetto ripresa servizio di mensa scolastica. Viene da ridere, non c'è da ridere, fortunato. Ripresa servizio di mensa scolastica. Si comunica alle signorie loro che la mensa scolastica non sarà più sospesa dal 1 aprile 2014, bensì continuerà regolarmente. No, voglio dire, cioè, qui siamo impazziti, oppure Tiwar Xeno serve a qualcosa, diciamo, serve a qualcosa. In questo caso abbiamo toccato con mano che serve, giusto? Perché abbiamo salvato la mensa scolastica, avendo dato l'allarme ieri sera, abbiamo innescato una serie di processi. E quindi, grazie a Tiwar Xeno, il comune stamattina è tornata sui suoi passi, sui propri passi, 24 ore dopo. Infatti il 27 sospende la mensa scolastica, il 28 ripristina la mensa scolastica. Aggiungo ancora che a seguito di questo, perché è stata sospesa anche ieri in data 27, sì, no, no, qualche giorno fa, sospensione della concessione gratuita dei servizi di trasporto studenti pendolari tratte Caltagirone e Santo Pietro, via Piano San Paolo, Caltagirone, Mirabella Imbaccari, Caltagirone, Catania. Si comunica che a partire dal 1 aprile 2014 non sarà più possibile per questo ente erogare, mediante la concessione di abbonamenti gratuiti agli studenti pendolari, il servizio di trasporto di cui all'oggetto. Gli stessi dovranno pertanto provvedere al pagamento diretto del servizio. Sarà cura di questo ufficio comunicare al più presto l'eventuale concessione. Anche questo oggi, seppur verbalmente, è stato revocato. Sono stati informati i dirigenti di questo provvedimento, dove gli hanno detto che è stato annullato e da qui a breve avranno la comunicazione scritta. Per cui tutto tranquillo, da lunedì il trasporto sarà garantito. Allora, questo è stato possibile grazie a questa emittente, che noi pensavamo di non avere ascolto da parte dell'amministrazione. Invece Ti è sbagli, ascoltata, ti invece, no? sbagli. Invece è ascoltata e questo ci fa piacere. Che cosa è successo? È successo, signori miei, è successo che, vi ricordate quando presentammo e anticipammo anche la che il ragioniere generale, il dottore Erba, aveva diramato una nota dove invitava i cari colleghi degli uffici comunali a non spendere più una lira o un euro. Per 60 giorni aveva sospeso tutte le spese del comune di Caltagirone. A seguito di quella disposizione, i dirigenti ovviamente si sono attivati per mettere in pratica la direttiva del ragioniere generale, il dottor Pino Erba. Chiaro? A seguito di questa direttiva, gli uffici si sono attivati per sospendere il trasporto degli alunni, per sospendere la mensa scolastica, dopo aver sospeso ovviamente la piscina, dopo essere sospese altre cose. In itinere sarà così, tutto sospeso, ma perché il riequilibrio di bilancio 2012-2013 comporterà, perché la mensa è stata ripristinata fino alla fine dell'anno scolastico, quindi fino a maggio, diciamo, passeranno le elezioni, dopodiché ci sarà l'apriticielo, ci sarà l'apriticielo, cioè là non ci saranno più attenuanti. Quindi questi sono non campanelli d'allarme, questi sono certezze. Oggi Tiwar Xenon, ce ne intestiamo noi così modestamente, è riuscito a ripristinare all'istante in un Fiat i provvedimenti. Abbiamo costretto l'amministrazione comunale a ritornare sui propri passi, nel garantire ai cittadini alcuni servizi, che sono quelli della mensa scolastica, che sono quelli dei trasporti. Questo certamente
abbiamo questa medaglia al petto, al valore, per cui ci gratifica questo. Diamo atto della sensibilità dell'amministrazione che ha accolto queste sollecitazioni, queste preoccupazioni che arrivano attraverso queste emittenti, e speriamo bene per i prossimi, per le prossime volte. Non ridere, dottore Parisi, perché ridi? No, dico, tu la sapevi tutta questa storia? No, meno male che c'è TVR, che se no, questo senz'altro, dai. Ma questo credo che lo può dire anche il sindaco eletto. Sicuramente. Perché se non ci fosse stata la campagna elettorale di TVR Xenon, probabilmente non sarebbe diventato neanche sindaco. Certo, questo è vero. Voglio dire, poi bisognerebbe onorare un po' tutte le cose così in sospeso, però voglio dire, questo è un fatto, un peso TVR Xenon ce l'ha. Fortunato, ci avviamo alla conclusione, quindi ribadiamo, domani alle 10.30 alla Sala Vella del secondo comune di Caltagirone, secondo piano, c'è dove ci sono i leoni, si sa ancora, sulla destra, c'è la conferenza stampa dei gruppi consiliari di opposizione, diciamo, o meglio, tutti i consiglieri comunali che si trovano... Di opposizione al governo Bonanno. Ecco, di opposizione al governo Bonanno, qui non c'è né centrodestra né centrosinistra, non c'è l'appartenenza ideologica. C'è l'appartenenza ad essere consapevolmente della città di Caltagirone, che siamo arrivati a un punto di non ritorno, solo questo. Poi per dovere di cronaca diciamo che alle 11.30 invece nel piano sotto pare che il sindaco più bello d'Italia abbia indetto anche lui una conferenza stampa e saremo là a vedere un pochettino. Può darsi che domani ci fa la sorpresa che ci sarà una giunta, che tutto sarà risolto. Ah, sicuro. Questo c'è. Però i problemi ci sono. I problemi rimangono. E poi lunedì ve ne darò ancora una caterva. Là però non ci sarà più problema e possibilità di ritornare sui propri passi, come la mensa scolastica o il trasporto degli alunni. Fortunato, chiudiamo qua, rivediamo, qua ci aggiorniamo domani. Invitiamo appunto le forze sociali, le forze produttive della nostra città a partecipare a questa nostra conferenza stampa, dove appunto puntualizzeremo quelle che sono le nostre critiche rispetto al governo Bonanno. Bene, grazie al dottore Fortunato grazie Parisi, voi, capogruppo di un gruppo Uniti, della per centro Uniti per il centro-sinistra, non lo potrò mai imparare. E l'altro è il centro-sinistra per Caltagirone. Vabbè, è troppo complicato, non frega niente. Ma comunque tutto centro-sinistra. Ci siamo capiti, diciamo, dell'opposizione. Grazie, buon proseguimento, alla prossima. Pausa pubblicitaria, passiamo poi a un argomento quanto mai interessante. Parleremo di Santo Pietro, prospetti e sviluppi futuri di questa bellissima località, frazione di Caltagirone. Subito dopo.